Salve amici di Bike Channel e lettori di biciclette d'epoca. In questo numero della rivista, tra i tanti articoli, tutti avvincenti ed interessanti, incontrerete la storia che ho voluto raccontarvi, una storia che possiamo annoverare tra quelle storie dei ciclisti maledetti. È un racconto particolare di un ciclista atipico, straordinariamente forte, un talento puro e cristallino. L'unico atleta in grado di mettere in difficoltà il cannibale Eddy Merckx nel pieno della sua forza, del suo vigore agonistico, al culmine della sua carriera. È la storia di Luis Ocaña, classe 1945 di Toledo. Con la sua famiglia scappano dalla dittatura franchista e si emigrano in Francia e a scuola. Luis verrà spesso maltrattato dai suoi compagni, lo offendono in una lingua che lui non capisce, volano spesso sputi e sassate. Lui di questo se ne ricorderà per sempre, tanto che non vuole mai prendere la cittadinanza francese. Correva come un cane arrabbiato, un talento eccezionale e fragile, diceva di lui Pierre Corsuti, il direttore sportivo che per primo si accorse del suo talento. Un cane che rimarrà arrabbiato per sempre. Ma andiamo al cuore della nostra storia. Correva l'anno 1971, quel Tour de France aveva già, si dice, un vincitore designato, Eddy Merckx, il più forte corridore di sempre. Nessuno ha mai visto un talento così, tanto che tutti erano scoraggiati e lottavano per il secondo, per il terzo e via via posto, perché il vincitore era già designato e le squadre dimezzano gli stipendi agli atleti. Ma Luis Ocaña, con un drappello di altri corridori, non ci stanno e con la regia occulta di Rafael Gimignani decidono di attaccarlo, di attaccare ogni giorno il cannibale, tanto che Ocaña si trova in maglia gialla e Merckx è distanziato di un bel po' di minuti. Quel giro, insomma, sembra avere un nuovo padrone, ma non andò così. Alla 14ª tappa, giù della discesa del Col de Menté, sotto un tremendo diluvio, lui scade. E poi viene travolto da alcuni corridori, tra i quali Zotemelk, finisce in ospedale con le vertebre incrinate. E Eddy Merckx vincerà comodamente il suo terzo dei 5 Tour de France. Quel tour avrà due vincitori, uno reale e uno virtuale. Luis Ocaña vinse il Tour de France un paio d'anni dopo, ma in quel 1983 non c'era il cannibale e quella vittoria rimarrà offuscata per sempre. Eh sì, perché per Ocaña, Merckx era un incubo, era un'ombra, un'ossessione, tanto che decise di chiamare i suoi cani con lo stesso nome. Eddie, vieni a mangiare, Eddie, accuccia, pensate un po'. Comunque, un grande campione. 23 vittorie da dilettante, 43 da indipendente, 121 successi tra i professionisti, tra cui il Tour de France, tre delfinati liberi, tre campionati nazionali, due volte la settimana catalana, giri di Paesi Baschi. Insomma, questi sono solo alcuni dei grandi successi di questo campione, un atleta perfetto in bicicletta, un misto di eleganza, stile e potenza. Lo spagnolo triste che correva come un cane arrabbiato, un giorno si sentì male, andò dal medico che gli diagnosticò un tumore al fegato. Lui cadde in depressione. Diventò un alcolista, aveva paura di morire come il padre a cui avevano trovato la stessa malattia. Cadde molto in basso con le sue angosce accompagnate da deliri di rovina. Lo spagnolo triste lo chiamavano, così come triste fu la fine della sua vita. E tutti questi particolari li potete trovare nell'ultimo numero della rivista di Biciclette d'Epoca. Buona lettura.